Apollo e Dafne, eseguita tra il 1622 e il 1625, è un'opera giovanile di Gian Lorenzo Bernini e nello stesso tempo un capolavoro dell'arte barocca. Bernini stesso la considerava eccellente, tanto che rivedendola 40 anni dopo, riconobbe che non avrebbe potuto fare di meglio. Ben poco profitto ho fatto io nell'arte della scultura in un sì lungo corso di anni. Il soggetto deriva da un episodio della Metamorfosi di Ovidio. Apollo, grande arciere, prende in giro Eros perché lo considera poco abile nell'uso di archi e frecce. Eros decide di vendicarsi. Colpisce Apollo con una freccia d'oro che lo fa innamorare perdutamente della ninfa Dafne. Poi colpisce Dafne con una freccia di piombo che fa in modo che lei lo rifiuti senza speranza. Apollo, pazzo d'amore e di desiderio, la insegue per farla sua, ma lei fugge implorando il padre, il fiume Peneo, di sottrarla al suo abbraccio. Peneo soddisfa il suo desiderio trasformandola in un albero di alloro quando sta per essere afferrata. La scultura fotografa il momento della metamorfosi. Il corpo di Dafne è già avvolto di corteccia. Le mani e i capelli si riempiono di fronde. I piedi si immobilizzano nelle radici. Tutto il corpo ruota in bilico tra il movimento della fuga e l'irrigidimento che lo sta trasformando in pianta. Il braccio proiettato in avanti, il volto terrorizzato e leggermente piegato all'indietro. Apollo insegue e già le abbraccia il fianco che si ricopre di corteccia. La gamba sollevata in corsa e il mantello agitato dal vento suggeriscono concitazione e movimento. L'iscrizione ripresa da Ovidio descrive il momento della metamorfosi. Le morbide carni vengono avviluppate da una corteccia sottile. I capelli si allungano in foglie, le braccia in rami. Il piede, fino a poco prima veloce, si blocca in immobili radici. Bernini lavora il marmo con tale virtuosismo da dare una sensazione di estrema leggerezza. È come un marmo che vola.